Ciao a tutti! Per fare questo portaferro da stiro ci servirà del cartone, quindi non vi dico le misure perché comunque ogni ferro da stiro è diverso dall'altro, quindi vi mostro semplicemente come verrà poi infine il mio portaferro da stiro. Quindi ci servirà una base, un retro, un lato e anche una scatolina da poter mettere sulla base per poter mettere il filo. Io, come vedete, ho questo ferro da stiro che si stacca, ma non è un problema perché voi potete passare il filo e metterlo nella scatolina insieme al suo bicchierino. Quindi, come prima cosa, vado a togliere i lati della mia scatolina perché non mi serviranno, la incollo sulla base lasciando un mezzo centimetro dietro, esattamente lì dove ci sono le lineette rosse. Quello servirà per poi mettere il retro. Quindi incollo anche il retro. Incollo anche il retro sulla scatolina. Metto anche il lato. Arriva la parte un po' più difficile. Devo prendere la misura. Verrà posizionato il mio ferro da stiro e poi vado a tracciare due linee in modo da poi ritagliarlo e da lì uscirà un po' il manico del ferro da stiro. Vado a fare tante prove prima di tagliare definitivamente, quindi taglio due righe, non fino sotto, poi taglio una curva e vedo se va bene. In questo caso non va bene, devo tagliare ancora di più, quindi continuo a tagliare fino a che la mia misura non è perfetta, come in questo caso. Quindi vado a controllare. Poi taglio anche cartone sopra per renderlo della stessa misura dei due lati. Poi vado ad incollarlo. Una volta finito di incollare, metto dello scotch carta in modo da farlo tenere ancora meglio. Ho fatto una miscela di acqua e colla. Ho ritagliato tanti pezzi di giornale e adesso vado ad incollarli su tutto il mio portaferro da stiro. Una volta finito, come vedete, certe parti non le ho fatte perché comunque non servivano, a me mi serviva più che altro per far mantenere bene il cartone lì dove era incollato. Una volta che tutto è asciugato, vado a dipingere. Vado a prendere una spugnetta e del colore molto più chiaro e vado a tamponare tutti i bordi. Ed ecco qui. Ora, per abbellirlo un po' di più, ho ritagliato un ovale di cartoncino, l'ho incollato sul fronte del mio portaferro da stiro, poi ho ritagliato un ovale più piccolo dove sono andata a disegnare un piccolo ferro da stiro e lo vado ad incollare sull'ovale più grande. E poi con lo stesso cartoncino l'ho ritagliato in modo così casuale, senza prendere le misure. E poi sono andata ad incollarlo sul mio portaferro da stiro, così senza proprio prendere nessuna misura, come mi diceva la testa. Quel giorno avevo anche mal di testa, quindi non so neanche io come è venuta questa portaferro da stiro. E dopodiché è pronto, quindi metto il ferro da stiro, il filo e il suo bicchierino. E il tutorial è finito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!